racchiude gli studi sulle tradizioni folcloristiche e sulla storia locale il libro Etnografia di Tropea, presentato nella cittadina tirrenica dal Centro Studi Galluppiani, presieduto da Luciano Meligrana. Il servizio è di Pasqualino Pantullo. Saggi, ricerche e studi approfonditi sulla vita di un paese. La preziosa opera di Giuseppe Chiapparo, che va dal 1923 fino al 1963, è da oggi raccolta in un volume dal titolo Etnografia di Tropea, Meligrana Giuseppe, editore. L'accurato metodo di indagine e la dovizia dei documenti hanno reso il lavoro dello studioso una delle fonti insostituibili della storia di Tropea e del suo territorio. Il volume, curato da Giuseppe Carone, è diviso in due sezioni. La prima raggruppa gli scritti sulle professioni, le feste, i canti sacri, i proverbi, gli indovinelli e le superstizioni, mentre la seconda si occupa degli studi storici della città. La raccolta dell'opera di Chiapparo, oltre ad essere un omaggio allo studioso, sarà soprattutto uno strumento in grado di scoraggiare la divulgazione fantasiosa e non supportata dal riscontro dei documenti storici degli avvenimenti tropeani. L'introduzione di Etnografia di Tropea è stata scritta dall'antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani. L'opera di Chiapparo, che la figlia Maria Sabina ha opportunamente riunito sottraendola all'oblio o alla conoscenza iperspecialistica, è un'opera che aiuta in questa opera di ricostruzione e quindi di ripresa di soggettività critica. Noi abbiamo bisogno di futuro, ma questo è possibile solo nella misura in cui ci impadroniamo criticamente del passato. Sono state 10.000 le presenze al servizio di intrattenimento estivo.